deve essere liberato, ma non perché è un piacere che il comandante della polizia municipale vuole passarsi, ma perché è una direttiva specifica da parte dell'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale dopo tanti anni ha deciso, ha ritenuto di dare atto a quella che era una volontà che si è portata dietro per tanto tempo. L'amministrazione comunale, non parlo solo di questa, io sto facendo un po' la cronostoria, diciamo, di quello che c'è stato in passato, che era la volontà che si è portata dietro da tempo, qual era? Era quella di creare questi mercati di Natale. Se ne parla ormai da tanti anni, finalmente sono stati attuati. E questa attuazione implica che cosa? L'esecuzione di questi mercatini. Volontariamente non siamo riusciti ad attuarli, perché a me consta che l'amministrazione comunale ha avvisato con dei volantini e anche con dei comunicati stampa i vari esercenti commercio in forma ambulante. Però questi non si sono mossi dai loro posti. Devo dire che anche i nostri vigili hanno fatto la loro parte, nel senso che hanno avvisato ad uno dicendo di doversi spostare, e non si è sortito nessun effetto. Allora, a questo punto l'unico sistema è il sistema repressivo. Duro per quanto possa sembrare, soprattutto in questo momento storico di crisi, ma è l'unico momento, l'unico sistema, perché queste persone non capiscono altro sistema se non questo. E questo ci ha portato sostanzialmente in questi ultimi 3 giorni, giovedì, venerdì e sabato, a dover elevare circa una 50ina di verbali che hanno riguardato la mancanza di autorizzazioni per alcuni, quindi gente totalmente, significa gente che è priva di autorizzazione, significa gente che è sconosciuta al fisco, perché chi è privo di autorizzazione non è registrato all'anagrafe tributaria, quindi ha reddito zero. Stranamente queste persone sono staccano scontrini, nemmeno quelli che sono registrati, sì, ma quantomeno quelli sono registrati al fisco, giusto? Sì. Ma questi proprio non registrati al fisco. Stranamente però poi gli sequestrati merce che avevano la motoate, avevano la motoate piena, quindi 300-400 kg di merce in un giorno, significa che hanno i soldi per acquistare 300-400 kg di merce e possono avere un ficcato. Come? Sì. Bene, poi abbiamo trovato quelle persone che invece, oltre a non essere autorizzate, erano pure in divieti vari, incampavano in divieti vari, e questi divieti vari potevano essere la mancanza di assicurazione dell'autovettura, e abbiamo sequestrato pure l'autovettura con cui esercitavano il commercio. Casi in cui l'autovettura... Come? Vicino alla villa. Vicino alla villa, sì. Ah, ti ho detto tutto. Quello era esatto. E là si è scattato pure il sequestro dell'autovettura. Come casi in cui prendevano la merce, oltre ad essere abusiva, la mettevano a terra, e allora sono scattati i 6 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico. Sostanzialmente, se vogliamo fare una reduzione ad unitatem, diciamo che in media ogni ambulante ha subito circa 400-500 euro di multa. Perché non sono estremamente preciso? Perché la mancanza di autorizzazione è 309 euro, l'occupazione di suolo pubblico diventa 150 euro, chi l'aveva a terra, poi c'erano chi mancava dei documenti, gli altri 80 euro, chi non aveva documenti a seguito, quindi facendo una media siamo intorno ai 400-500 euro a testa.